Allora, mi piacerebbe fare una videolettura di commento ad un argomento di cui comunque in questi giorni, ormai da, direi da qualche anno, se ne parla sempre più spesso. Sto parlando dell'omofobia, cioè di quel genere, ecco, atteggiamento molto violento, pieno di pregiudizi, pieno di disinformazione, odio gratuito, ecco, semplice odio gratuito, nei confronti delle persone omosessuali. Allora, diciamo che si potrebbe comunque già qui fare alcune distinzioni, nel senso che si parla di omosessuali maschi, di lesbiche o anche ad esempio di transessuali, per dire, e ciascuna di queste categorie di persone ha un po'. Ecco, si deve comunque scontrare contro dei pregiudizi, in genere sono praticamente quasi sempre dei pregiudizi di tipo religioso. Adesso io non affronterò il tema del discorso diciamo delle donne lesbiche o comunque anche dei transessuali, quindi comunque di uomini che decidono di nati uomini che decidono di diventare donne o di donne nate donne che decidono di diventare uomini. Anche perché mi manca quel tipo di documentazione, nel senso io l'unico libro che ho letto relativo al discorso della condizione dei transessuali era un libro dei primissimi anni 90 scritto da Martine Rothblatt, quindi è comunque un bel libro, tra l'altro, anche che tra l'altro avevo già recensito, che comunque vi consiglio, però per forza di cose è un libro datato, quindi di fatto attualmente comunque il movimento trans non è più come quello dei primi anni 90, comunque è cambiato, ecco. Per dire, quindi leggervi comunque un libro, cioè per parlare comunque di transfobia, leggere comunque un libro che è datato anni 90, ecco, insomma, bisognerebbe appunto, cioè dovrei io essere un attimo, andare in biblioteca a ricercare fonti un pochino più aggiornate. Mi concentro prevalentemente sul discorso dell'omofobia, quindi dell'odio contro gli omosessuali maschi, perché ho già qui comunque dei libri che ripercorrono un po' questo odio, questo pregiudizio, queste forme di violenze che molto spesso nella storia sono degenerate in vere e proprie condanne a morte, come vedremo, ma anche che attualmente comunque sfociano in un discorso di cyberbullismo o comunque anche di pestaggi, cioè per dire una persona, un uomo omosessuale. Per dire, può rischiare, ecco, rischia di venire picchiato per strada, magari è lì tranquillo, da solo, comunque in compagnia del suo partner, tranquilli, non stanno facendo praticamente niente di male, però magari siccome si danno un bacio, siccome si tengono per mano, se incontrano dei personaggi legati a dei movimenti di estrema destra o magari dei fanatici religiosi, ecco, possono comunque rischiare di venire picchiati. Quindi è comunque giusto fare la corretta informazione su questo fenomeno. Peraltro, una cosa che comunque si sta assistendo negli ultimi tempi, che io comunque monitoro, che io comunque seguo, è proprio il fatto che questi cosiddetti monoteisti, cioè sempre i soliti noti, quindi in casa nostra, ecco, citiamo principalmente. I cristiani cattolici o comunque evangelici, o anche ad esempio per dire gli islamici, perché comunque sapete che anche l'Islam non tollera questo discorso di omosessualità. Più in generale, parlando in casa nostra, ci sono dei movimenti ultracattolici, o comunque anche ultra evangelici, che praticamente remano contro questo discorso di diritti civili, non solo per le donne, ma anche per gli stessi omosessuali, o comunque anche per dire per gli stessi transessuali. E praticamente, siccome si sono fatti più intelligenti, ecco, nel senso, non possono più andare magari a sostenere certe cose che sostenevano secoli fa, per dire, basti appunto citare l'idea che ad esempio i cristiani avevano della donna, ecco, quando la consideravano un maschio male riuscito, ecco, oggigiorno non potrebbero più uscirsene con una cosa del genere. Allora cosa fanno? Praticamente danno spazio, ecco, comunque finanziano, comunque prendono dalla loro parte
pseudo-dottori, pseudo-dottoresse che ammantandosi di pseudo-verità scientifica ci fanno sapere che l'omosessualità è contro natura, che l'omosessualità fa male, che l'omosessualità porta malattie, addirittura poi ci sono addirittura pseudo-dottoresse che se la prendono anche contro, per dire, contro la semplice masturbazione. Quindi per dire, credo che sia giusto appunto fare la corretta informazione perché altrimenti rischiamo di regredire sempre di più, ecco, si rischia di tornare indietro invece di andare avanti, ecco, perché io vabbè, poi come dico tante volte, sono una signora nessuno, quindi io non è che ho milioni di followers, chissà quale potere di poter, diciamo, far conoscere magari un certo tipo di cultura, un certo tipo di approccio culturale. Sono comunque una signora nessuno sotto questo punto di vista, nel senso per dire che monoteisti, ecco, ci sono dei blogger, delle donne, anche famose nel contesto monoteista, che anzi hanno milioni di visualizzazioni, ecco, milioni di personaggi che comprano i loro libri, che le seguono, che avvalorano poi tutto quanto queste signorine, molto spesso anche impegnate in politica, eh? Dicono, ora contro le donne, ora contro gli omosessuali. Quindi vabbè, io purtroppo non posso più di tanto, farmi sentire sotto questo punto di vista, però per mia etica personale credo che appunto sia giusto, dirvi, ecco, far sapere con prove alla mano tutto quanto poi questi cosiddetti monoteisti, queste signore pseudo-dottoresse, che peraltro poi ai convegni dei monoteisti se ne girano con le accette in mano, come poi è successo appunto una signora, peraltro appunto processata perché ha detto delle cose da un punto di vista scientifico che sono aberranti, che quando appunto va invitata, va nei convegni, nei congressi dei suoi amici ultracattolici, cosa fa? Si porta addirittura dietro l'accetta per dire lascia. Quindi voglio dire, credo che, visto che in Italia stanno prendendo piede sempre di più dei personaggi, penso pericolosi, ecco, comunque se non sono pericolosi da un punto di vista fisico, sono comunque pericolosi da un punto di vista ideologico, perché comunque spacciano delle cose legate all'odio, legate all'intolleranza, legate al pregiudizio, nei confronti degli orientamenti sessuali, ma anche comunque degli semplici gusti sessuali, perché comunque non è che esiste solo l'orientamento eterosessuale o comunque il cosiddetto, ecco, rapporto sessuale lecitamente consentito, che è quella appunto la posizione da missionario. Esistono comunque altri gusti sessuali, esistono comunque altri orientamenti sessuali che non hanno praticamente niente di criminale. E quindi è giusto fare la corretta informazione, altrimenti queste persone, che magari sono una minoranza o comunque magari sono anche un gruppo consistente, però essendo appunto pacifiche, non essendo appunto come i monoteisti in questione che in realtà agiscono con provvedimenti dittatoriali, provvedimenti violenti, nei loro confronti si trovano appunto sempre tormentati, sempre vessati, sempre perseguitati, col rischio che magari se questi personaggi, quindi pseudo-dottoresse, pseudo-dottori, cristiani, cattolici, integralisti di ogni tipo, o per dire fascisti, reazionari di destra, vari aggregati, si mettono a fare del terrorismo psicologico nei loro confronti, del cyberterrorismo, del cyberbullismo, magari possono spingere una persona, ecco, traumatizzano, possono comunque spingerla in forme gravi di depressione piuttosto che anche magari di autolesionismo o di suicidio, per dire è successo, sono successi i casi. Ora di ragazzine, come appunto sapete un po' il cosiddetto revenge porn, oppure anche di ragazzini omosessuali che venivano presi in giro, nessuno alla fine poi più di tanto è intervenuto, e purtroppo questi ragazzini e queste ragazzine di fronte a questa violenza, non sapendo reagire, non trovando anche aiuto, hanno fatto, magari così sono anche suicidati, quindi appunto penso sia comunque giusto parlare di queste cose. Parlare correttamente di queste cose, quindi non come fanno i monoteisti che le fonti
non ve le citano mai, oppure se citano delle fonti, ovviamente sono delle fonti di parte, addirittura magari sono cose retrograde, risalenti chissà quanti decenni fa, per avvalorare ovviamente la loro idea aberrante che tutto quanto poi non sia eterosessualità sia cosa contro natura. Penso che appunto sia giusto fare la corretta informazione citando libri, e quindi adesso con questo video adesso lo concludo perché serve un po' come premessa. Nei video successivi io vi mostrerò un po' questo discorso relativo, innanzitutto un po' brevemente, un po' ecco, non nei dettagli, però vedremo un po' brevemente questo discorso di omosessualità parlando nel contesto greco, perché comunque anche lì ci sarebbero da fare i dovuti distinguo. E anche su quell'argomento lì ho visto che i monoteisti comunque fanno disinformazione. E poi ci sarebbe, appunto, anche nell'ultimo video vedremo comunque anche questo discorso di omofobia fomentata dal discorso del cristianesimo. Ovviamente, ecco, si potrebbe fare anche un discorso di omofobia fomentata nel discorso dell'Islam, perché comunque, ecco, dovrei comunque tornare in biblioteca magari a chiedere libri un pochino più specialistici. Però ecco, io comunque volendo ecco, potrei fare comunque anche questa analisi parlando del contesto islamico, perché comunque anche l'Islam è contrario all'omosessualità. Comunque per il momento ci focalizziamo su quello che c'è a casa nostra, quindi direi appunto sul movimento cattolico cristiano. Quindi direi che questo video è un po' come premessa, ecco, per diciamo dove spiego un po' che cosa analizzeremo, adesso lo posso concludere qui, perché appunto. Ho introdotto un po' in sintesi che cosa voglio trattare. Nei prossimi video vi leggo propriamente le fonti che ho deciso di consultare, ecco, per poter poi fare il video.